Glutei, li voglio alti, sodi e senza cellulite. Oggi vediamo come fare. Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te, che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi affrontiamo un argomento che sono sicura che interessi a tante, ovvero come far crescere i glutei, e vedremo anche migliori esercizi. Partiamo intanto dagli errori più comuni, che sono gli errori di cui, diciamo, mi sono resa conto dopo anni di esperienza di lavoro solo ed esclusivamente con le donne. In assoluto, quello principale è quello di aver paura di utilizzare più peso e non arrivare a cedimento. Ricordatevi che il gluteo è uno dei muscoli più forti e per questo necessita dei carichi o comunque di riuscire ad arrivare a cedimento muscolare grazie magari anche a delle tecniche di intensità che possono essere isometrie, drop set, super serie, eccetera eccetera, se per esempio vi trovate a casa e non avete quindi molto carico a disposizione, perché anche sì, a casa si può ottenere grandi risultati, ma di questo magari ne parleremo meglio in un altro video. Arrivare a cedimento sarà quindi essenziale in ogni caso, ovvero arrivare all'ultima ripetizione che realmente non riuscireste a farle neanche una in più. Quindi come scegliere il carico da andare ad utilizzare? Io per esempio una cosa che consiglio alle ragazze che appunto inizio a seguire personalmente e che si approcciano quindi per i primi periodi alla palestra e magari non sono molto esperte su come regolare il carico, quali carichi utilizzare per iniziare e tutto quanto, è questo consiglio qua, ovvero prendiamo ad esempio che voi dobbiate fare 3 serie da 10 ripetizioni. Sapete che dovete arrivare alla 10ª ripetizione e essere a cedimento muscolare, quindi non riuscire a farne neanche una in più. Una cosa che potete fare è, per esempio, quando avete una nuova scheda o la prima scheda che andate a svolgere, la prima serie di ogni esercizio la prendete per la prima settimana, ovviamente, in cui l'andate a svolgere, come test, tra virgolette. Quindi che cosa andate a fare? Prendete per esempio un peso che per voi circa potrebbe essere corretto, diciamo, per svolgere quell'esercizio e fare in questo caso 10 ripetizioni, e iniziate a fare le ripetizioni. Le contate, ma attenzione, non vi fermate alla decima, vi fermate quando realmente sentite di essere arrivate a cedimento muscolare. Quindi mettiamo il caso che di 10 ripetizioni voi iniziate a contarle e in realtà con quel peso ne fate 15, ne fate 20, ne fate 50 o quello che sia, ok? Significa che il peso era troppo leggero, quindi la serie successiva andate ad aumentare il carico. Ovviamente se siete fuori di 2-3 ripetizioni andrete a aumentare di poco, se siete fuori di 10 ripetizioni andrete ad aumentare un attimino in più. Ok? Invece, caso inverso, dovete fare 10 ripetizioni, arrivata alla sesta e non riuscite, attenzione, realmente più a continuare, e non perché la vostra testa vi dice che non ce la fate più, perché molto spesso il limite è più mentale che, diciamo, fisico, ok? In questo caso significa che il peso che state utilizzando è appunto troppo pesante. Quindi la soluzione è, la serie successiva, alleggerire leggermente il carico. Se invece siete state fortunate, prima serie, 10 ripetizioni e realmente non riuscireste a fare l'undicesima, in questo caso ovviamente il peso è corretto. Una cosa che però dovete cercare comunque di fare è quella nelle settimane di ricercare comunque una progressione, che può essere una progressione del carico, può essere una progressione nello svolgimento dell'esercizio, quindi un miglioramento appunto dell'esecuzione. Quindi esempio, se questa settimana sono riuscita a fare 10 ripetizioni veramente tirate, la settimana dopo magari proverò a farne
11, ok? Quando vedo che però nelle settimane inizio a farne magari 12, 13, allora lì è il caso di aumentare il carico. Un altro errore è quello di non isolare correttamente il gluteo attraverso esercizi specifici, ma fare tanti esercizi che coinvolgono, diciamo, la gamba completa, generale, ok? E che non hanno un focus spostato quasi interamente sul gluteo, perché ce ne sono veramente un'infinità. Ora, non che gli altri esercizi non vadano fatti, ma se in un allenamento volete appunto dare più focus, perché appunto è il vostro allenamento settimanale concentrato sui glutei, è giusto andare a fare degli esercizi che lo vanno a isolare il più possibile. E questo, mi dispiace dirlo, ma è un errore che vedo spesso fatto in schede, diciamo scritte, da coloro che non sono specializzati sulle donne, ma sono abituati a allenare un po' chiunque, quindi uomini, donne, eccetera, come per esempio appunto gli istruttori di sala. Un altro errore è quello di sbagliare la postura di un esercizio per i glutei e quindi spostare il focus dai glutei ad altri gruppi muscolari, come per esempio quadricipiti o femorali. Un esempio potrebbe essere l'hip thrust, dove posizionando male i piedi, quindi posizionandoli troppo avanti, ok, e non paralleli al pavimento, si va a coinvolgere di più i femorali, spostandoli invece troppo vicini, diciamo, al sedere, si va a coinvolgere di più i quadricipiti. Ancora un altro esempio potrebbe essere quello degli affondi, dove per coinvolgere, diciamo, correttamente i glutei sarebbe necessario stare con la schiena, con il busto leggermente inclinato avanti e il ginocchio invece parallelo al pavimento, mentre se state con il busto dritto e il ginocchio che tende verso la punta del piede, andrete a dare un maggior focus sulla parte dei quadricipiti. Ti alleni con i video glutei alti e sodi in 20 minuti, ma questi glutei alti e sodi non arrivano. Ecco, sappi che in quei 20 minuti non accadrà assolutamente niente. O meglio, se fai solo quei 20 minuti di allenamento una volta ogni tanto e oltretutto non personalizzato, dopo i 20 minuti svolti i tuoi glutei saranno tali e quali a prima, perché per un muscolo complesso come il gluteo ci vuole una programmazione che si adatta molto alla vostra tipologia di fisico, che tenga di conto anche per esempio dei vostri feedback, sensazioni personali, in modo da riuscire a capire anche con quali esercizi sentite una maggiore attivazione. Quindi per esempio appunto io chiedo sempre dei feedback alle mie allieve per capire appunto se l'allenamento che stanno svolgendo lo sentono ottimale, diciamo, a livello di coinvolgimento sul gluteo, perché ovviamente una scheda personalizzata consiste anche in questo, perché non tutti siamo uguali, quindi ciò che sento bene attivare io non per forza è lo stesso che sente bene attivare un'altra persona. Capite bene quindi che questo non è assolutamente possibile con un video registrato uguale per non so quanti mila utenti. Un altro errore è quello di non allenare il resto del corpo, concentrandosi solo sui glutei. Ricordati che per avere delle buone proporzioni in tutto il corpo sarà necessario allenare tutti i muscoli, concentrandosi ovviamente di più su quelli che vogliamo sviluppare maggiormente, senza però tralasciare muscoli come dorso, spalle, eccetera. Anche perché, come avrete notato magari guardandovi in giro, difficilmente si vede qualcuno con dei glutei perfetti e la parte superiore flaccida, ok? Quindi ovviamente è necessario allenare tutto il corpo per avere un'ottima proporzione e far sì che il tutto si sviluppi in maniera corretta. Se non senti bruciare i glutei quando li alleni, sappi che è del tutto normale se stai svolgendo esercizi dove il gluteo lavora principalmente in allungamento, come per esempio squat, affondi, stacchi rumeni, mentre invece dovresti sentire un maggior bruciore quando invece fai esercizi in cui il gluteo lavora in accorciamento, ovvero hip thrust, slanci, reverse hyper, eccetera eccetera. Ultimo errore, prima di dirvi quali sono per me gli esercizi migliori per i glutei, è quello di non mangiare abbastanza. Infatti spesso si pensa che mangiare meno sia la scelta migliore per migliorare, quando in realtà non è assolutamente così. Se i nostri muscoli infatti non hanno il giusto nutrimento, non riceveranno mai ciò che gli serve per crescere e quindi risultare più tonici. Quindi una dieta personalizzata, bilanciata e sostenibile è anche questa di estrema importanza. Ora aspetta qualche secondo e vediamo insieme i migliori esercizi per i glutei. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte, se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati, allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario
e scopri come possiamo aiutarti. I migliori esercizi per i glutei esistono e non esistono. Ci sono sicuramente esercizi fondamentali, come l'hip thrust, ma il tutto è necessario che sia studiato su di voi, perché i miei, per me, ok, migliori esercizi che fanno migliorare i miei glutei non saranno per forza gli stessi di altre ragazze. Come vi ho detto precedentemente, appunto, io con le ragazze che seguo tendo appunto a chiedere dei feedback proprio per questo motivo. E ovviamente vedo anche i risultati poi dalle foto e dai check che mi inviano e noto quando appunto con la combinazione di alcuni esercizi magari hanno dei risultati migliori rispetto magari ad altre combinazioni. Infatti la personalizzazione sarà proprio la chiave fondamentale per il vostro miglioramento. Se invece vi accontentate di muovervi un po', convinte di migliorare, continuate pure con schede copia e incolla e allenamenti online uguali per tutti. Ma sappiate che ciò che potete raggiungere con un programma studiato su di voi è totalmente diverso e non c'è genetica e costituzione che vi possano impedire di raggiungere i glutei che volete. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo.